Visto che Sì. abbiamo il direttore generale dell'ENAC, Alessio Quaranta, che è collegato con noi al telefono. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, di questo Boeing 737 Max 8 si è iniziato in realtà a parlare già nell'ottobre scorso, quando un altro aereo uguale si schiantò in Indonesia. Anche lì ci fu un bilancio di vittime pesantissime, sono più di 354 in soltanto due incidenti aerei. Che cosa può essere accaduto? Perché stiamo leggendo un po' di retroscena di questo software che dicevamo, insomma, potrebbe essere complice di questo disastro. Disastro. Ma guardi, senza avere dati a disposizione è difficile fare valutazioni, è difficilissimo obiettivamente. Certo, va detto che in prima analisi le condizioni operative in cui è avvenuto l'incidente di ieri sembrano le stesse dell'incidente indonesiano, però fare valutazioni in questo momento onestamente è troppo prematuro. Devo dire che per quello che riguarda le compagnie italiane, come ricordava lei in apertura di servizio, abbiamo soltanto una compagnia che utilizza questi aeroplani, che è l'Air Italy, ne ha tre in flotta. E dopo l'incidente indonesiano della Lion Air, la compagnia ha immediatamente dato applicazione alle prescrizioni che sono venute sia dal costruttore, dalla Boeing, ma anche dall'ente certificatore aeronautico americano, dalla Federal Aviation Administration, che è l'autorità che ha certificato l'aereo. Per cui ad oggi i velivoli che sono nella flotta italiana sono realmente veramente conformi a quelle che sono non soltanto i manuali operativi ovviamente, ma anche alle prescrizioni che sono state date sia dal costruttore che dall'autorità americana immediatamente dopo l'incidente indonesiano. Ma direttore, noi abbiamo letto questa mattina, poi chiaramente è un incidente che è avvenuto troppo poco tempo fa per avere chiaramente, come dice voi, come dice lei, maggiori dettagli, ma leggevamo di qualche pilota che lamentava il fatto di non essere stato addestrato per questo tipo di, o sufficientemente addestrato per questo tipo di software. Che tipo di addestramento fanno i piloti e perché non si riesce in un momento di difficoltà a ripristinare magari invece il pilota in carne ed ossa? Che cosa accade in questi momenti? Ma guardi, da quel che abbiamo potuto vedere noi rispetto all'incidente indonesiano sembrerebbe in effetti che la macchina abbia preso un pochino il sopravvento rispetto a una erronea valutazione di dati che venivano trasmessi dai computer di bordo. Questo sistema che è stato installato dalla Boeing serve sostanzialmente a evitare lo stallo dell'aeroplano e a far sì che in caso di condizioni fuori controllo sia la stessa macchina a ripristinarle in maniera da salvaguardare maggiormente la sicurezza. Evidentemente in quel caso il sistema non ha ben funzionato. Da quel che ho capito, dai dati che ho visto io, con la formazione supplementare e con le prescrizioni date dal costruttore rispetto a cosa deve fare il pilota al verificarsi di quelle circostanze, il problema doveva essere risolto. Adesso si tratterà di capire se con questo incidente di ieri si tratta di una nuova, una diversa causa, ovvero la stessa legata, adesso diventa difficile fare valutazioni, ma magari a mancata addestramento da parte dei propri della compagnia, ovvero qualche altro problema tecnico che eventualmente emergerà dall'analisi dei dati. Ripeto, adesso è difficilissimo sì, fare certo, direttore, valutazioni. Devo dire che la dinamica sembra la stessa. Senta, per avere un po' di prospettiva, ovviamente, anche dove sta andando il trasporto aereo quando parliamo di sicurezza, perché ovviamente implementare con dei software l'obiettivo è quello di renderli sempre più sicuri, magari in questo caso non è andata così, però di sicurezza sui voli ce n'è sempre bisogno ovviamente, ce n'è già, però... Partiamo da un dato che è incontrovertibile obiettivamente, cioè il fatto che il trasporto aereo sia la modalità di trasporto più sicura al mondo. Lo vediamo rispetto a quello che è il rato di incidenti, rispetto a quelli che sono la mortalità che purtroppo avviene negli altri modi di trasporto, da quello ferroviario a quello stradale, anche a quello marittimo. È un settore particolarmente evoluto dal punto di vista tecnologico, spesso e volentieri devo dire si corre anche abbastanza dietro la tecnologia, perché è un settore dove la tecnica evolve costantemente in maniera anche abbastanza veloce. Devo dire che è difficilissimo che in un incidente aereo ci possa essere una unica componente a determinarlo. Normalmente è sempre un coacervo di più, di più cause che sono comunque legate ai tre fattori fondamentali che contraddistinguono il trasporto aereo: il fattore macchina, evidentemente, il fattore ambiente e il fattore umano. Senta, a proposito di questo, direttore, ci prova a togliere una curiosità all'ultima, se può. C'è qualcosa che un pilota può fare in questi casi? E che cosa?
Sì, in questi casi particolari, seguendo quello che è l'istruzione della manovrista che viene dal costruttore, si dovrebbe risolvere il problema. Adesso, ripeto, va capito se dopo l'incidente della Lion Air, dove sembrerebbe che queste indicazioni erano note, in questo incidente non ci sia stata la corretta applicazione delle procedure, ovvero se c'è stato un altro problema tecnico. Con la corretta applicazione delle procedure, l'incidente della Lion Air non doveva ripetersi. Eh sì. Direttore, grazie mille per essere stato con noi. Direttore generale dell'ENAC, Alessio 40, grazie. Grazie a voi. Buona giornata e ovviamente buon lavoro. Torniamo adesso a parlare di politica e quando parliamo di politica...